Se non lo trovo, mi ammazza. Mi ammazza la professoressa di inglese. Benedetta, ma stai tranquilla. Dove altro puoi averlo messo? Vediamo un po' qua. Ciao. Ciao. Che succede? Benedetta che non trova più il compito d'inglese. Quello che ha fatto in classe, l'ha portato a casa per firmare. Non è che l'hai visto da qualche parte? No. Forse papà mi è uscito presto stamattina per andare al bar. Ah, e come sta? Ha novità sulla multa? No. Sai che ho parlato con mia madre, lei ha dei fondi azionari che potrebbe disinvestire. Grazie. E... ce la caveremo da soli. Ah, bene. Siamo addirittura a questo punto. Scusa. Volevo dire che mi sembra assurdo che tua madre si giochi i suoi risparmi così. In fondo chi le assicura che mio padre possa restituirgli i soldi? Quando, soprattutto? Sì, ma che cosa c'entra? Una famiglia cerca di aiutarsi come può. E poi non ti ho proposto la cifra intera, ti ho proposto una parte, magari. Poi il resto li vinciamo a tutto calcio. Scusami. Sono stata una stupida a proporti. E che continuo ad aspettarmi da te dei comportamenti normali e invece non c'è niente da fare. Ormai comincio a pensare che tu sia veramente malato. E qua c'è la delega di Brugnoni. Per rappresentarlo nella prossima udienza contro il cognato. Sai, di quell'eredità di cui ti ho parlato. Non mi dispiace. In questo periodo ti ha proprio mollato. Se per questo puoi evitarti anche subito. Sai, domani arriva Francesca. E io ho intenzione di rapirla e portarmela da qualche parte. Certo, dovete farlo assolutamente. E non preoccuparti, qui allo studio ci penso io. Come sta Elena? L'ho sentita e mi sembrava stesse un po' meglio. Certo, un sequestro non si può dimenticare da un giorno all'altro. Beh, sai com'è fatto, lei dice di stare bene, ma poi non lo so. Il fatto è che si preoccupa sempre degli altri prima che di se stessa. Adesso poi è preoccupata per me. Beh, ha ragione, tu stai passando un momento difficile. Hai appena scoperto che Fabio è tuo figlio e ora se ne sta andando via per sempre. Non pensavo che potesse fare tanto male, sai. Il fatto è che sono cresciuto senza un padre accanto e... l'idea di staccarmi così da lui senza dirgli niente mi sembra un'ingiustizia. Io sono sicuro che lui non ti dimenticherà più. E poi adesso i rapporti tra te e Barbara si stanno rimettendo a posto, no? Sì, sì, certo. Ma quanto al fatto di averlo perso è già successo 6 anni fa. E non si può tornare indietro. Tutto questo perché ti ho detto, con gentilezza mi sembra, che non ci servono i soldi di tua madre. Potresti anche esserne contenta. Contenta? Tu ti ascolti quando parli? Non ti rendi conto di come sei diventato freddo e scostante? Come se non avessimo più niente in comune, come se fossimo dei perfetti sconosciuti. E invece sono io, sono Beatrice, sono la tua Beatrice, sono la madre di tua figlia. Ecco, appunto, allora, dividiamoci i compiti. E tu occupati della bambina, il resto penso io. Ma sei matta? Sì, sono matta, sono matta! Perché cerco ancora di ottenere qualche cosa da te, invece non c'è mai un gesto, una parola! Mamma, ma perché stai urlando? Che succede? Non c'è niente, Benedetta, non ti preoccupare. Andiamo, ho trovato il quaderno. Certo che andiamo. Guardi, se fossi in lei io prenderei questo, perché le sta veramente d'incanto. Sta molto bene. Ma insomma, mi sembra che mi stringa un po' i fianchi. No, no, guardi, è una questione di tessuto. È molto morbido, per cui fa un movimento per cui le può sembrare, ma assolutamente, sta veramente bene. Ma la signora non c'è? No, deve ancora arrivare. Ah, eccola. Guardi. No, amore, non ti devi preoccupare. Non serve che tu venga a casa. Non ma no, sto molto meglio. Vai con Gabriele, non ti preoccupare. Ok? Ci vediamo così. Ciao. 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 Come va, signora Gandini? Bene. E sta molto bene questo vestito. Infatti, penso che lo prenderò. Ecco, che cosa le avevo detto. Prego.
Betty, ti dispiace se mi assento un attimo, vado all'ufficio, un secondo. No, non ti preoccupare, figurati, fai con comodo. L'importante è che sia tornata. Grazie. Ciao. A dopo. A dopo. Marina, sei stata lei che nonostante le mie proteste ha insistito per rilasciarti questa intervista. Ma lui fa sempre così, poi quando vede la sua faccia sulle prime pagine dei giornali tutto consenso e vanitoso. A proposito, spero che questa notizia non verrà relegata in un trafiletto di ultima pagina. Quando si tratta di due intervistati celebri come te e Marina Kroeger, il servizio d'apertura è d'obbligo, Ettore. Beh, questa volta ti ringrazieremo noi allora. Abbiamo finito? No, ancora una domanda. Nella nostra chiacchierata di prima mi avete dato tutte le notizie che i lettori della nostra rivista vorranno sapere sulle fatidiche nozze Ferdi Kroeger, tranne la più importante, la data. Avete scelto quale sarà il giorno nel quale Ettore ti porterà all'altare, Marina? Veramente no, però ma potremmo farlo adesso, no? Sì, certo, perché no. Non vorrei mica farla aspettare troppo. Certo, allora diciamo che casomai ci ripensasse tra un mese. D'accordo.